Linea Turismo. Prendere uno degli autobus a due piani gestiti da Linea Turismo, un'esclusiva linea di autobus turistici, è un ottimo modo per conoscere Curitiba. Percorre le principali attrazioni turistiche della città, come parchi, musei, teatri, belvedere, spazi culturali, centro storico, distretto culinario, memoriali, gruppi etnici e mercato municipale. L'Hop-On, Hop-Off è illimitato in tutte le attrazioni lungo il percorso per un'intera giornata con l'acquisto di una carta d'imbarco, che costa 50 reais. All'arrivo del prossimo autobus, che parte ogni 30 minuti, i passeggeri possono scendere e godersi il posto che preferiscono. Le operazioni giornaliere si svolgono dalle 8:30 alle 17, con la prima partenza da Rua 24 Horas nel centro della città. I biglietti vengono offerti direttamente a bordo degli autobus, ma solo in contanti, e il viaggio può iniziare a qualsiasi ora. Rua 24 Horas. Fondata nel 1991, Via 24 Ore si è evoluta in un centro e un punto di ritrovo per le persone che cercano ristoranti di qualità, regali, letteratura e intrattenimento nel cuore della città. Dopo la ristrutturazione, la maggior parte degli stabilimenti rimane aperta fino alle 22. Piazza Rui Barbosa. Nel 1913 vide la sua prima urbanizzazione. Situato nel cuore di Curitiba, funge sia da area ricreativa che da importante snodo per i collegamenti di trasporto pubblico. Circondata da edifici storici come la chiesa di Bom Jesus e l'ospedale Santa Casa da Misericordia, la piazza ospita il mercato centrale. Prende il nome in onore di Rui Barbosa, il più influente giurista brasiliano, l'aquila dell'AIA e mecenate del Senato. Museo ferroviario. Dopo essere stata sottoposta a riparazioni, l'ex stazione ferroviaria ora funge da sede di un museo che racconta la storia della costruzione della ferrovia da Curitiba alla città costiera di Paranagua. Il museo fa parte del centro commerciale Estacao, che ospita anche il teatro Regina Vogue e il teatro delle marionette del dottore Botica. Teatro Paiolo. La costruzione originale, del 1906, era una polveriera. L'architetto Abrao Assad la ricostruì e modificò, conservando gli elementi architettonici romani rotondi.
È stato trasformato in un teatro nell'arena nel 1971, rappresentando il cambiamento culturale a Curitiba. Vinicius de Moraes, Toquinho e Marília Medalla si sono esibiti durante l'inaugurazione del Teatro Paiol, vincendo una canzone scritta in suo onore, Paiol de Pólvora. Giardino Botanico. L'attrazione di Curitiba con il traffico più elevato. Il luogo ospita il Museo Botanico, che presenta specie di importanza nazionale, oltre ai giardini geometrici, alla foresta nativa e alla serra che evoca l'ex Crystal Palace di Londra. Il museo dispone anche di un auditorium, di una biblioteca e di spazi espositivi. Inoltre, la struttura offre il Giardino delle Sensazioni, un percorso di 200 metri in cui i visitatori possono sperimentare vari paesaggi naturali e flora attraverso il tatto indossando gli occhi bendati. Mercato Municipale. Il mercato municipale è un mercato con ristoranti e venditori che offrono specialità internazionali. Accanto all'area ristorazione si trova il primo mercato biologico del Brasile, che vende prodotti alimentari certificati e derivati, privi di additivi chimici e pesticidi e prodotti nel rispetto dell'ambiente. Università Federale del Paraná e Teatro Guaíra. Fondata nel 1912, questa università è la prima del Brasile ed è considerata un monumento dell'architettura neoclassica. Il Teatro Guaíra, uno dei più grandi dell'America Latina, si trova dall'altra parte della Piazza Santos Andrade. Fu aperto per la prima volta nel 1884 con un nome e una posizione diversi. Fu ricostruito nel 1952, ma fu terminato solo negli anni 70. I suoi tre auditorium comprendono un pannello rialzato di Poti Lazzarotto all'ingresso principale e il più grande, con 2173 posti.
Paco da Liberdade. Questo edificio del 1916, che presentava elementi di design sia Art Nouveau che neoclassico, fungeva da precedente sede del municipio di Curitiba. È stato restaurato preservando le caratteristiche originali dell'edificio. Pavimenti in vetro permettono la vista di porzioni del sistema di drenaggio delle acque e di esempi pittorici originali, davanti al Palazzo del Municipio, luogo adibito ad ospitare il mercato comunale. Ora è un centro culturale con caffè, libreria, biblioteca, teatro e spazi per lezioni, conferenze e mostre. È classificato dall'Istituto del Patrimonio Storico e Artistico Nazionale, IFAN. Passeio pubblico. Quando il passeio pubblico fu inaugurato nel 1886, fu il primo parco urbano della città e il suo primo significativo progetto igienico-sanitario. Lo stagno del sito è stato trasformato in un'area ricreativa con laghi, ponti e isole circondate dal verde. C'era anche il primo zoo di Curitiba, che ora è ospitato nel Parco dell'Iguacu. I bambini sono felicissimi di vedere che sul passeio pubblico sono ancora presenti alcuni piccoli animali. Il suo cancello è una replica di quello visto nel cimitero dei cani di Parigi. Memoriale arabo. Costruito come omaggio alla cultura mediorientale, l'Arab Memorial funge da biblioteca specializzata. Le strutture moresche sono alluse da elementi come gli archi, le colonne, la volta e le vetrate colorate. L'autore Gibran Khalil Gibran è raffigurato su una scultura all'interno della struttura. Centro civico. Fondato nel 1953 per commemorare i 100 anni di emancipazione politica del Parana, funge da sede dei tre rami del governo, legislativo, giudiziario ed esecutivo. Segue la moderna sede del municipio di Curitiba. Thank you.
Gallia Freddo. Bosco di Giovanni Paolo II e Memoriale Polacco. Il 13 dicembre 1980 fu ufficialmente inaugurato, non molto tempo dopo la visita di luglio di Papa Giovanni Paolo II a Curitiba. La sua superficie di 46.000 metri quadrati è stata occupata nell'ambito dell'esproprio dell'ex fabbrica di candele Estearina, con oggetti come l'antico carro, l'aquilone acido, il cavolo e un'icona della Santa Patrona, la Vergine Nera di Częstochowa. Le sette capanne di legno servono a ricordare dal vivo la fede e le difficoltà degli immigrati polacchi. L'immagine del Santo Patrono si trova nella casa benedetta dal Papa, che nel giorno della sua visita fungeva da cappella. Gli immigrati polacchi iniziarono ad arrivare a Curitiba nel 1871. Museo Oscar Niemeyer. Uno dei più grandi musei dell'America Latina si chiama MON. Nella sua collezione sono incluse più di 2200 opere moderne di artisti famosi sia a livello nazionale che internazionale. L'edificio di 35.000 metri quadrati, realizzato dall'architetto Oscar Niemeyer, è il punto focale dei 144.000 metri quadrati di spazio verde circostante. La struttura principale, progettata nel 1967, e la nuova estensione, ispirata all'icona del Parana, l'Araucaria, un grande pino, erano le due componenti principali del complesso. Il design ellittico e le pareti di vetro di questo nuovo annesso hanno dato origine al soprannome accattivante e noto di MON, il Museo dell'Occhio. Visita a pagamento. Il lunedì il museo è chiuso. Boschi tedeschi. È tra gli spazi aperti più belli della città. Gli immigrati tedeschi e la loro storia culturale vengono onorati nelle foreste. Una sala per concerti musicali è ospitata in uno storico modello di chiesa presbiteriana. Altre attrazioni includono la Torre dei Filosofi, un belvedere in legno che offre una vista panoramica sulla città e sulla Serra d'Omar, il sentiero di Giovanni e Maria, che racconta la storia dei fratelli Grimm, una biblioteca per bambini e la Piazza della Poesia Germanica, che presenta una replica della facciata di Casa Mila, un edificio germanico di inizio secolo che originariamente si trovava nel centro della città. Thank you.
Bosco e Zaninelli e la libera università dell'ambiente. Immersa nella verdeggiante foresta Zaninelli, la libera università dell'ambiente ha reso Curitiba la prima città al mondo a sostenere un'area dedicata agli studi ambientali e alla diffusione di informazioni ecologiche al grande pubblico. I quattro elementi della natura, terra, fuoco, acqua e aria, sono rappresentati nella forma e nel colore in questo progetto architettonico, completato con materiali rustici. È stato fondato il 5 giugno 1991 e risiede nella sede attuale, ufficialmente aperta dall'oceanografo francese Jacques Cousteau, dal 1992. Parco di San Lorenzo. All'inizio degli anni 70, la diga di São Lourenço straripò, causando danni riparati con la creazione del parco. Immerso in un ambiente verdeggiante si trova il Curitiba Centro di Creatività, un impianto di colla e fertilizzanti riconvertito che ospita lezioni d'arte, workshop, mostre e spettacoli al Teatro Cleon Jack. Camminare, andare in roller kart e immergersi nello spazio verde naturale sono tutte attività eccellenti nel Parco di São Lourenço. Cava Paolo Leminski e Teatro dell'Opera in Filo. Una delle immagini più riconoscibili di Curitiba è l'Opera de Arame, che ha un soffitto traslucido e una struttura tubolare. Con una capacità di 1572 persone, è stato inaugurato nel 1992 e ospita una varietà di spettacoli, da quelli vintage a quelli popolari. Fa parte del Parco delle Cave, insieme alla Cava Paolo Leminski, che dal 1989 è sede di numerosi eventi culturali eccezionali. Il parco è circondato da laghi, vegetazione tipica e cascate. La cava può ospitare 20.000 persone all'aperto. Visita a pagamento. Thank you.
Parco Tangwa. È stato inaugurato nel 1996 e, insieme al Parco Tingui e al Parco Barigui, fa parte dell'iniziativa di conservazione del fiume Barigui. Una passerella sul lago permette ai pedoni di attraversare il tunnel di 45 metri che collega le due importanti cave del parco. Presenta il giardino Poti Lazzarotto, la caffetteria, una pista ciclabile e una pista da corsa. Considerato uno dei migliori punti di Curitiba per ammirare il tramonto. Coloro che sono interessati a partecipare a una visita guidata all'interno del tunnel, noto come laboratorio geologico del Parco Tangwa, possono iscriversi via email all'indirizzo visitaguidatunnel@sm.curitiba.pr.gov.br, non sono disponibili appuntamenti telefonici. Il sabato delle 9:30 è riservato alle visite, che proseguono per un'ora e mezza e sono riservate a chi ha più di 15 anni. Parco Tingui. Il suo nome onora la tribù indiana Tingui che un tempo viveva nella zona. Situato accanto al fiume Barigui nella fascia di conservazione, è stato fondato nel 1994. Memoriale ucraino. Il Memoriale ucraino è un clone della chiesa di São Miguel, che si trova nella città di Mallet, all'interno dello stato. Il suo design aderisce alle regole della religione consolidata, un altare rivolto a est, una cupola a ottava ricoperta di rame, volti che simboleggiano i quattro quadranti della comprensione umana e un tetto di pino. Ha una mostra di icone e pesancas, che sono uova dipinte a mano provenienti dall'Ucraina.